Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany. Oggi risponderò alle vostre domande. Praticamente vi avevo chiesto su Instagram di farmi domande e curiosità, se avevate qualcosa che volevate sapere da parte mia, per risponderne poi in un video qua su YouTube. Mi dispiace se non avete visto ovviamente le stories eccetera, quindi per questo vi invito ovviamente a seguirmi su quel social dove sono sicuramente molto più attiva che su YouTube. E niente, praticamente questo voleva essere un po' una celebrazione dei 3.000 iscritti, perché sono veramente molto allucinata per questa cosa, continuo a non farmene una ragione. Per me 3.000 iscritti sono tantissimi, perché non riesco veramente a immaginare come sia stato possibile, e sono super super felice che siate qua. Tra l'altro davvero so che sembrano quelle cose molto retoriche da dire, però effettivamente io mi rendo conto che la community che commenta continuamente i video, che è super attiva e supporta un sacco tutte le discussioni che io propongo, mi sta rendendo super orgogliosa, quindi sono molto felice che siate voi e che ci siate, quindi grazie davvero un sacco innanzitutto, e direi di passare a rispondere a tutte le domande, alcune sono veramente cattivissime. Partiamo davvero da una difficilissima davvero, che mi è stata chiesta da It's Me Hilary. Se potessi leggere solo 5 libri per il resto della tua vita, quali sceglieresti? Penso sia forse una delle domande più difficili da fare ad un lettore, perché come si può vivere solo con 5 libri per il resto della tua vita? Ma sceglierei i miei libri preferiti, quindi sicuramente sceglierei Che difficoltà comunque, vabbè. Sceglierei sicuramente Le notti bianche di Dostoevsky, e anche di sceglierne solo uno di Dostoevsky un po' mi si fa sentire male. La luna e i falò di Cesare Pavese, sceglierei Camere separate di Tondelli e La nausea di Sartre. No, in Harry Potter sono molto indecisa in questo momento tra Il prigioniero di Azkaban e L'ordine della Fenice, perché è vero che il mio preferito è Il prigioniero di Azkaban, ma L'ordine della Fenice è più grande, quindi ragionando per dimensione non lo so, diciamo L'ordine della Fenice. La prossima domanda invece viene da Miss Nerily, che tra l'altro io saluto. Un libro che hai adorato da piccola, ma che non hai il coraggio di rileggere perché sai che non ti piacerà. E il contrario, ovvero un libro che ora detesti, ma che se avessi letto da giovane avresti adorato. Ovviamente anche questa domanda molto molto facile. Un libro che ho adorato da giovane che ora avrei detestato? Io penso quasi sicuramente Isabella Santa Croce. Tante cose della Santa Croce, che quando ero molto giovane mi piaceva molto, la consideravo davvero una scrittrice di riferimento, probabilmente ora la corcherei di mazzate. Sicuramente, questo ne sono certa, un libro che ora critico molto, e sapete tutti di chi sto per nominare, e soprattutto chi mi ha fatto questa domanda lo sa ben bene, sono certa che se avessi letto Sarah J. Maas quando ero molto giovane non avrei notato tantissime dinamiche e probabilmente lo avrei adorato. Ora, con una consapevolezza anche diversa e soprattutto anche a livello di scrittura, approfondimento dello stile di scrittura eccetera, sapete qual è la mia opinione. La prossima domanda invece arriva da Laura Sanzone, che mi chiede: da cosa è nata la voglia di aprire un canale BookTube? Allora, io fondamentalmente ho iniziato questa esplorazione sui social del mondo libro, ok? Da Instagram, lo dico sempre, io vengo da lì, perché fondamentalmente mi occupo di fotografia, e quindi mi sembrava naturale portare quella che è la mia espressione su quel mezzo. Però effettivamente quando è nato il progetto del Feminist Friday, quasi un annetto fa ormai, non riuscivo a stare nei caratteri, quella era la grossa difficoltà, e anche nelle varie recensioni mi sembrava che tutti quei pochi caratteri a disposizione mi limitassero fortemente e non riuscissi ad esprimere appieno a 360 gradi quello che volevo esprimere, soprattutto perché sapete che quando avete una modalità abbastanza ridotta per esprimervi, e già succede quando giro dei video che sempre c'è chi mi dice: ma questo lo intendevi così, questo no, cioè insomma è difficile riuscire a spiegarsi completamente, è difficile che il prossimo comprenda completamente anche se non vuole capire, però
Diciamo che mi sentivo proprio un po' costretta, quindi era molto forte Instagram era molto forte per me perché mi dava la possibilità di esprimere qualcosa di artistico, ma dall'altro io sono logorroica e quindi mi sentivo veramente molto costretta. E per questo motivo fondamentalmente ho deciso di aprire un canale YouTube. Era davvero diverso tempo che ci stavo ragionando sopra, non avevo mai preso il coraggio, non credevo neanche davvero di essere in grado di fare video e renderli interessanti. Ed effettivamente prima di decidere cosa postare avevo registrato diversi video e poi buttati perché non li trovavo assolutamente validi. Devo dire però che è una di quelle decisioni delle quali non mi pento. So che è un lavoro difficile, mi impegna tantissime ore, ma sono molto contenta di essere approdata su YouTube. Riesco davvero a parlare di cose che gli altri mezzi non mi danno la possibilità di fare e riesco a raggiungere anche un sacco di persone e questo mi rende molto felice. Chronicles of a Ravenclaw mi chiede: cantante, band che ha segnato la tua adolescenza? Allora, qua potremmo aprire una voragine. Quando voi mi chiedete qualcosa di musica, io parto. E diciamo che, allora, da sempre la mia band preferita sono gli Smashing Pumpkins e i Ramones, perché in casa mia si cresceva con i Ramones, ma io sono sempre stata molto fan degli Smashing Pumpkins, che tra l'altro rivedrò quest'inverno e sono molto felice. Ma probabilmente nella mia adolescenza le band che mi hanno segnato di più sono tante, davvero tante. Sicuramente ci metto un filone hardcore punk molto 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 consistente, dai Black Flag agli Adolescents, ai Descendants, agli Agent Orange, cioè davvero un sacco di band. Mi sono avvicinata moltissimo agli Smiths quando ero giovane, ai Cure. Dopo ho scoperto anche altre cose, cioè tipo Siouxsie, che tra l'altro è la mia cantante preferita, e in tarda adolescenza. Sono stata una grandissima fan anche di punk rock, diciamo super orecchiabile come Offspring's Sum 41, Blink-182, come ho adorato, amato e vissuto visceralmente il post-rock come gli At The Drive-In o altre cose magari più pesanti e diverse come Korn, Deftones e cose di questo tipo come le Bizkit. E poi mi sono avvicinata molto al genere indie, magari tardi, nella tarda adolescenza, le mie band preferite rimangono Arctic Monkeys e Bloc Party, anche se ho amato i Libertines, ho amato gli Strokes, ho amato un sacco di band. Quindi, insomma, parlare di musica con me è una cosa complessa. E devo dire che però avevo anche ascoltato, cioè insomma, finiamola qua perché stiamo andando veramente, cioè, parlare di musica è una cosa che mi richiede tempo, perché io non riesco a essere breve in questa cosa, però grazie della domanda. La prossima domanda viene da Hell in Bookland che mi chiede: se potessi vivere in uno dei tuoi libri del cuore, quale sceglieresti? Ovviamente a questa domanda risponderò in maniera molto scontata, me ne rendo conto, ma il mio sogno è andare a Hogwarts da sempre, da quando ho 9 anni, e non credo ci sia un'altra risposta. Prossima domanda viene da Read with Erika, che tra l'altro vi consiglio di seguire ovviamente, e mi chiede: posso chiederti quanto sia meraviglioso Tom Hardy? No, da 1 a infinito? La risposta è da infinito e oltre. La prossima domanda arriva da Iris Slipari, non sono certa di come si pronunci, e mi chiede: quando e come hai imparato inglese? Parli altre lingue? Allora, quando e come? Fondamentalmente a scuola. Però devo dire che la maggior parte dell'inglese che io parlo e che, per il quale sono anche molto fissata, come avrete capito, soprattutto sugli accenti, sulla pronuncia, perché sono veramente malata, la maggior parte deriva dalla musica. Io ho sempre ascoltato tantissima musica che mi ha aiutato moltissimo a imparare l'inglese. Io proprio da piccola mi traducevo le canzoni. Ho anche avuto una famiglia che mi ha dato la possibilità, per lavoro o altre questioni familiari, di viaggiare e di entrare in contatto comunque anche con l'Inghilterra, che è un paese che io amo e adoro e venero da sempre. Ma ovviamente la maggior parte l'ho imparata in maniera molto do it yourself, molto
a casa, traducendo, guardando anche film, ascoltando anche davvero dischi su dischi su dischi che io mi traducevo dall'inizio alla fine. Parlo altre lingue, io parlo sia tedesco che spagnolo. Mi dispiace che tedesco io non lo parli ormai più così bene come una volta, è una lingua che mi piace molto. Spagnolo lo capisco perfettamente tuttora, ma è una lingua che ho sempre odiato, mi dispiace dirlo, quindi faccio davvero molta fatica, non mi ricordo un sacco di cose, sono anni e anni e anni che, a parte qualche sporadico avvenimento, tipo beccando delle amiche, parlando con qualche persona incontrata, insomma così, ma... Invece il tedesco mi piace proprio tanto, è una lingua che adoro, forse sono una delle poche in questo universo che la ama. E non so, una cosa che mi hanno sempre detto è che io ho questo super potere inutile di riuscire a riprodurre suoni, quindi anche tedesco lo parlo discretamente bene, anche con accento corretto, e spagnolo también, però lo odio. Non dovevo dirlo forse. Mi piacerebbe imparare il francese, cosa che non so e ho sempre un po', cioè so proprio le cose base, di comunicazione base, e mi sarebbe molto piaciuto impararlo. Avevo fatto anche da piccola un corso di russo, ma so veramente, mi sono rimaste in testa solo poche cose, mi dispiace perché anche quella era una lingua che avrei voluto imparare tantissimo. Clarissa, questione di libri, che saluto ovviamente e ringrazio per la domanda, mi chiede: c'è un libro specifico che ritieni fondamentale, che pensi che chiunque dovrebbe leggere? Questa è un'altra domanda cattivissima. Non so se c'è un libro che considero fondamentale, so quelli che io considero fondamentali per me. Per me fondamentale, e ve l'ho già citato prima, per il mio pensiero, soprattutto per la mia attitudine verso la vita, verso come penso che debba essere concepita la nostra esistenza, è La nausea di Sartre, di nuovo, oppure c'è tutto ciò che ha a che fare con l'esistenzialismo, quindi Il muro, l'esistenzialismo è un umanismo, insomma tutti i titoli che formano più che altro il pensiero. Però devo dirvi che se vi dovessi dire leggetene uno fondamentale, cioè dovrei tornare anche alla letteratura, dovrei tornare a... cioè non possiamo pensare solo a un libro, secondo me è troppo limitante. Evil Victoria mi chiede: puoi parlarci della tua fobia della neve? Mi piacerebbe molto sentirti parlare della tua fobia, se ne hai altre e come le affronti, se non è troppo personale. No, non è troppo personale, nel senso che parlarne mi aiuta in realtà, anche se pensarci fa tutt'altro. Però io ho la fobia della neve, che so che detta così fa veramente molto ridere, ma non fa per nulla ridere. È una fobia che si chiama chionofobia. Per spiegarla in maniera semplice, così che tutti possiate capire, io non ho avuto traumi, almeno che io ricordi non ho traumi, però il mio problema con la neve non è tanto l'uscire di casa a guidare con la neve, che capisco che sia una paura... cioè a livello conscio io mi rendo conto che quella sia una paura giustificata. La mia paura è proprio toccare, vedere la neve, e io sogno di morire coperta e asfissiata dalla neve, e mi terrorizza toccarla, mi terrorizza averci a che fare, e vado in panico ovviamente appena succede, mi blocca, è una fobia, quindi ti terrorizza. Non so dirvi perché ce l'ho, non so dirvi da cosa deriva, so che invece che migliorare sta peggiorando. Come l'affronto? L'affronto chiudendomi in casa. Io non l'affronto, so che già ve ne ho parlato di questo argomento, in teoria tutte queste cose dovrebbero essere affrontate e bisognerebbe fare un percorso per aiutarvi a uscirne. Io non riesco, è una cosa che non sto facendo, sto cercando di circumnavigare il problema e so che non è una cosa carina da fare, quindi non seguite il mio consiglio. Di solito le fobie bisogna affrontarle a piccoli passi e in caso farsi aiutare. Per me è una fobia invalidante e me ne vergogno un po' a dirvi questa cosa, visto che cerco sempre un po' di spronare a essere proattivi e non a essere passivi di queste cose. Però è così. Martina Brancaccio mi fa un po' di domande, quindi vado per ordine. La prima cosa che mi chiede è: che liceo hai fatto? Io ho frequentato il liceo linguistico. In realtà era uno scientifico con sperimentazione linguistica. Poi mi chiede: quanti tatuaggi hai e potresti spiegarne il significato? Io odio parlare dei miei tatuaggi. Ne ho circa tra i 20 e i 30. Non li ho mai contati, non li conterò mai. E sono
tendenzialmente la maggior parte cose personali, quindi cose che io penso che voglio esprimere attraverso il mio corpo, altre sono totalmente delle cose stupide, altre sono cose che mi piacevano esteticamente e che volevo tatuarmi. Questo più o meno è tutto quello che saprete sui miei tatuaggi, almeno proprio che non ho iniziato ad insistere, perché davvero, a parte che sono tanti, diventerebbe una cosa lunghissima, ma è una... non lo so, io li vivo in maniera molto 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 emotiva, come tutto d'altronde, e sono cose un po' personali per me, quindi, ma nel senso non che mi sente in imbarazzo nel dire mi sono fatta questa perché, però, non so, mi sembra sempre di aprirmi molto in questo caso e non mi piace tantissimo la sensazione che mi dà. L'altra domanda è: hai mai visto su Netflix il film di Lily Collins, To the Bones? Sì, l'ho visto. Ho visto To the Bones, non mi è dispiaciuto. Lily Collins non mi dispiace per nulla come attrice, anche se a volte è fastidiosissima. Il tema trattato, cioè, è un tema che è veramente molto pesante. In quel film, secondo me, è gestito abbastanza bene. Non è l'unico film che vi consiglierei sull'argomento, ecco, ce ne sono tanti e c'è una bibliografia veramente molto estesa anche sull'argomento. Cosa ne pensi di Eleanor and Park di Rainbow Rowell? Io detesto Rainbow Rowell, quel libro l'avrei preso e bruciato perché mi ha dato fastidio su tantissimi, proprio mi infastidisce Rainbow Rowell, non ci posso fare nulla. Ho adorato solo Carry On, che l'ho proprio adorato, mi è sembrato un libro carinissimo. Giuro che Eleanor and Park... Fra Bosco mi fa due domande. La prima è: cosa consiglieresti a chi vuole intraprendere la carriera di fotografo? Non lo fate, non lo fate. O siete ricchi o non lo fate. No, a parte gli scherzi. Vi posso solo dire di imparare tanto, cercare di... Non so, vi posso dire come ho fatto io. Io ho macinato fin da quando ero molto giovane, ho fatto l'assistente, ho portato e retto pannelli, ho montato le luci, ho asciugato il sudore sulla fronte delle modelle, ho postprodotto fino a notte fonda, sono uscita con la pioggia, con il sole, con la neve pur di fare foto e questo mi ha chiaramente aiutato, guardo tantissime cose che mi educano alla fotografia, al visivo, eccetera, eccetera. Ho studiato tanto sul campo io, più che sui libri, perché l'ho trovato più utile, chiaramente. Il mio consiglio è ovviamente cercare di esprimere qualcosa che sia vostro e che sia personale attraverso la fotografia, tralasciando le cose lavorative, ma cercate di esprimere qualcosa che racconti qualcosa di voi con la fotografia. È l'unica cosa che posso consigliarvi. E poi qual è il tuo film preferito? Io adesso vi sto per rivelare una bomba, ovvero che il mio film preferito è Tutti insieme appassionatamente, che io vedo tutti gli anni almeno una volta l'anno da quando sono piccola e che costringo chiunque sia attorno a me a vedere insieme a me. È un film che non ha senso di essere così tanto adorato, per me però rappresenta, non lo so, anche solo la follia nel un viaggio psicotropico, vabbè, nel senso, è quello. No, a parte gli scherzi ovviamente, amo tantissimo film come Il Danno di Louis Malle e tantissime cose di quell'era lì, mi piacciono tantissimo i film tipo Fight Club, V per Vendetta, Requiem for a Dream, ce n'è tanti anche in questo caso, sceglierne uno per me è sempre difficile. E ovviamente L'Impero colpisce ancora. Sophie Greek Girls Reading, che io saluto tanto, anche se non so se seguirà questo video, mi chiede: preferisci leggere libri in inglese o tradotti in italiano? Allora, io finché posso continuerò a leggere autori italiani scritti in italiano, autori inglesi scritti in inglese, perché mi sto rendendo davvero conto nell'ultimo periodo che leggere le traduzioni per me è diventato molto difficile. Inizio proprio a scervellare. In alcuni casi, se sono fatte bene, sono perfette, però se posso, visto che ho questa possibilità, cerco di leggere in lingua. Elena Negri 98 invece mi chiede: parlando di serie TV, hai mai visto Riverdale? Sì. La prima non mi è dispiaciuta, stranamente. Io non amo questo tipo di serie in generale, non sono una fan di Pretty Little Liars, assolutamente.
e non mi ha mai attirato quel genere lì. Devo dire, la prima secondo me non è male. Mi piace il personaggio di Jughead, mi piace qualcosa di Riverdale. La seconda non riesco ad andare avanti. E domanda random anche, che rossetto uso principalmente? Ne uso tanti, diversi. Adoro MAC, è la mia marca proprio preferita. Ne ho diversi di NYX, quello che indosso ora è di Clio Makeup, che stranamente si è rivelato valido. Però devo dire che forse tra i miei preferiti per come qualità-prezzo, devo dirvi i lip tint di Sephora. Perfa Addicted to Books mi chiede: quali sono i personaggi dei libri che più odi e perché? C'è un video di un po' di tempo fa dove vi parlo dei personaggi femminili che più odio, e quindi lì è lunga. Diciamo che tra i personaggi maschili io odio generalmente proprio tutto quello che riguarda maschio alfa, cerebro leso, mononeurone, che si impone fisicamente e che stabilisce tutte queste relazioni malate con i personaggi. Ad esempio, vedi, Rowan di Throne of Glass è una cosa che io non riesco veramente a comprendere quale sia la fascinazione in quella relazione e in quel personaggio. Odio generalmente proprio tutto ciò che non ha spessore, non ha livello e non ha qualsiasi profondità emotiva. Vedi Jace di Shadowhunters. Oddio, sarebbero veramente tanti. Comunque direi loro, direi tutti i personaggi che trovo piatti, trovo incomprensibili e trovo molto superficiali. Giulia Parrella invece mi fa un po' di domande, anche queste difficili. La prima è: come dove ti vedi tra una decina d'anni? Non ne ho la più pallida idea. Diciamo che sto cercando in questo momento, visto che per anni l'ho fatto, per anni è stata la mia ossessione, il dove mi vedrò, tra cosa vorrò essere tra 10 anni, e questo mi ha causato ovviamente tantissima ansia. Una cosa che ho imparato anche grazie al lavoro su di me è cercare di non proiettare aspettative così a lungo. Ve lo spiego giusto perché può essere utile anche per tanti di voi. Fra 10 anni spero di vedermi sempre a Bologna, perché è una città che io amo, facendo il mio lavoro, perché è un lavoro che amo. Magari come persona migliorata, magari come persona che è serena, molto più serena di quello che sono ora, è realizzata, si sente soddisfatta e attorniata dalle persone a cui voglio più bene. Quindi questa è forse la mia prospettiva, quello che spero accadrà fra 10 anni, anche se non ne avrò mai la certezza. E niente, questo è quello che spero. Pensi di riuscire a leggere il numero di libri che riesci a leggere ora o che dovrai rallentare? Calcola che per me la lettura è stata molto, molto altalenante. Ci sono stati momenti in cui ho letto tantissimo, non ho letto neanche un libro per anni. Ho ripreso a leggere voracemente, poi ho rallentato. È tutto anche molto diverso da ora. Ora, ovviamente, ho in più che mi tiene incollata proprio la lettura il fatto che gestisco dei canali che parlano proprio di questi argomenti. Se anche dovrò rallentare e parlare di uno o due titoli al mese, comunque vorrà dire che ho accumulato tanta, tanta letteratura alle spalle. Questo comunque mi fa piacere. E se capita di rallentare, ragazzi, non c'è nulla di male. E poi arriviamo all'ultima domanda, finalmente, che è di Mr. Lightwood96, che in questa maniera molto crudele ci fa concludere il video. E mi dice: prendi uno dei personaggi di Harry Potter che ami di più e fallo morire per dare uno sviluppo alla trama, o semplicemente per far succedere una cosa in più. Chi sacrificheresti? Una robina semplice, insomma. Allora, il mio personaggio preferito di Harry Potter muore nel quinto libro, quindi abbiamo già sistemato. Tra i miei preferiti ci sono Hermione e Luna, ma anche Ginny. Ma se togliamo Hermione, avete idea? Harry Potter cosa non sarebbe stato? Probabilmente farei morire a questo punto Ginny. In alcuni punti potrebbe far evolvere diversamente Harry Potter, la loro storia d'amore. Io sono una di quelle che difende Ginny, perché secondo me dentro il libro ha la sua storia, ha il suo senso e porta il suo contributo. Comunque è una ragazza molto coraggiosa e molto generosa. Anche pur essendo molto giovane, comunque cerca di dare il suo contributo. Quella del film è inutile, quella del libro ha il suo valore. Poi c'è chi non la ama comunque, ma per me è un personaggio comunque che rimane valido e che sicuramente dà alcune motivazioni ad Harry Potter per progredire. Senza Ginny probabilmente non ci sarebbe stata la storia d'amore, e questo probabilmente non avrebbe influito più di tanto
sulla realizzazione del libro, ma sicuramente la mancanza di un personaggio come Ginny, che è quella che all'interno anche dei Magic Seven, quindi del gruppo ristretto, della cerchia ristretta, dava molto coraggio, infondeva anche molta spinta all'azione e anche soprattutto al buttarsi su alcune cose senza stare troppo lì a ragionare. E probabilmente senza Ginny ci sarebbero state molte meno azioni, molto più ponderamento, e non so quanto sarebbe stato ok negli ultimi 2 o 3 libri. Bene, io ho risposto a tutto, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo e vi saluto tutti per avermi fatto tutte queste domande. Mi è molto divertito rispondere, spero che le risposte siano comunque interessanti, che vi abbiano soddisfatto. Io ringrazio tutti in generale per avermi fatto arrivare a 3.000 iscritti, perché per me è una cosa allucinante, lo ripeto, ancora non riesco a spiegarmi bene perché, però io davvero sono molto felice che siate così e siate così tanti. È una bellissima esperienza stare qui su YouTube per me, ed è una bellissima esperienza soprattutto perché interagisco con tantissimi di voi almeno 2 o 3 volte a settimana, e questo mi fa iper piacere. Quindi io di nuovo vi ringrazio, spero che anche questo video vi sia piaciuto e spero di avervi fatto compagnia. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!